Una violenta rissa si è accesa in pieno giorno nel centro aretino a colpi di forbici, mattoni e cacciaviti. Alcuni hanno addirittura preso delle sedie da un bar vicino per scagliarle contro i contendenti. È successo ieri attorno alle 13 all'altezza del parcheggio Eden. Qui, infatti, per futili motivi che adesso sono al vaglio degli inquirenti, si è consumato il violento episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fossero prontamente intervenuti i carabinieri che hanno bloccato 5 persone, tutte di nazionalità nigeriana, alcuni residenti in provincia ed altri senza fissa dimora, con un'età compresa tra i 25 e i 31 anni. Solamente uno di loro non aveva precedenti specifici. Una zona tranquilla non è, perché cioè, i giardini sono pieni di spacciatori, purtroppo qui c'è un brutto giro, specialmente di là, verso i bastioni. I militari sono riusciti ad immobilizzare 5 con il supporto del personale della squadra volanti. Tutte le persone fermate sono state così portate negli uffici del comando compagnia carabinieri per la completa identificazione. 3 hanno poi necessitato delle cure mediche per politraumi facciali. È ormai da diverso tempo che ci sono cose che prima non accadevano e che accadono sempre più, cioè sono meno casuali, diciamo un po' più frequenti, ecco, non eravamo abituati a questo. E chiaramente preoccupa sia cittadini normali che chiaramente chi ha le attività. Per tutti e 5 sono scattate le manette. I reati loro contestati sono quelli di rissa aggravata e porto d'armi o oggetti atti ad offendere.